Cioè, uno direbbe 14,99 euro, cosa ti compri? Un paio di scarpe. Oggi è il 9 settembre 2022, ci troviamo in diretta dal borgo di Torre Ruggero, festa Madonna della Consolazione. Qui ci sono migliaia di scarpe a prezzi veramente straordinari. Tutto merito del signor Vincenzo Buccinà. Noi che ha il negozio dove? siamo a Filadelfia come sede in Viale 4 Novembre. Un telefono? E il telefono 0968 72 38 30. Perché alla festa di Torre Ruggero? Diciamo che io vengo da bambino qui, quindi è una tradizione sia per la Madonna sia anche per il nostro lavoro che ci comporta a fare queste grandi fiere e di conseguenza arrivano tantissime persone dove hanno voglia di curiosità, di comprare, di trovare un articolo alla convenienza e alla qualità ovviamente. E al di là di questo veniamo da un momento di crisi, da La questa guerra, il pandemia, Covid. la guerra, il Covid, da 3 anni, questo è il terzo anno adesso che non si faceva la fiera e quindi c'è una ripartenza con gli auguri che effettivamente ci sarà una ripresa per tutti fondamentalmente perché siamo in un momento critico. Quindi il mio augurio principalmente è che si riparta l'economia è un segno positivo, diciamo, questo qua, dai. Allora, spieghiamo alle persone che ci guardano quali sono le Ferrari della calzatura in questo momento, in questo vostro stand, quali sono le scarpe che vanno più di moda? Vediamo, maschili e femminili. Ma non c'è una scarpa fondamentalmente che va di moda, anche perché siamo in un periodo che ancora siamo con l'estivo, inizia l'autunno, quindi fondamentalmente la gente acquista tutto. L'importante è che trova la qualità e la convenienza. Poi al di là se è roba autunnale o estiva o invernale, se c'è la qualità, il prodotto di marca, l'articolo che effettivamente va bene per il piede di ogni persona, le persone alla fine vogliono acquistare. Senta, dicono che le scarpe raccontano di noi, dove andiamo, cosa facciamo. Le è mai capitato di vedere magari un cliente particolare, già solo guardandolo camminare, sapeva che scarpa avrebbe comprato? Sì, certo, questo è il nostro lavoro, quindi viviamo di questo mestiere ed è normale che subito, la prima cosa che facciamo è guardiamo subito le scarpe delle persone, in base al soggetto noi già studiamo che tipologia di scarpe dare, ovviamente. Sentite, 14,99 euro, perché questi prezzi così bassi? Spieghiamo. Allora, qua ci troviamo davanti Un reparto al femminile. reparto femminile di eleganza che effettivamente per noi diciamo ormai è finita la stagione di questa tipologia, allora per non portare rimanenze, giacenze nei magazzini cerchiamo di togliere sta merce anche rimettendo però acquistando sempre clienti, così il prossimo anno magari se verranno di nuovo a Toro ci incontreranno nelle varie fiere che noi andiamo a fare o nei mercati che noi siamo posizionati giorno per giorno. Serra San Bruno, Soverato, Vibo, Vibo Marina, Mileto, quindi noi siamo dappertutto, quindi giriamo tutta la Calabria, sanno che effettivamente trovano la qualità e la convenienza. Senta, voi made in Italy o anche marche straniere? No, principalmente con Made in Italy, poi ovviamente ci sono le aziende spagnole, c'è purtroppo l'economia per farla un pochino abbassare i costi, ci dobbiamo anche nutrire di altrove, ovviamente non solo in Italia ma anche all'estero. Possiamo dire che avete anche ottime marche come Sauconi, Sì, poi. abbiamo tante aziende, abbiamo Nero Giardino, Saucony, Diadora, Lotto, Casey, Docs Shop, Zen. Perché io vi dico la verità, quando sono venuto un paio di giorni, un paio di sere fa, 4 ore che era strapieno, subito vi ho notato che c'era tantissima gente, ho detto ma che è una festa? No, mi hanno detto è uno dei negozi migliori delle feste e quindi un sacco di gente va a comprare scarpe. Io sono venuto oggi per comprare anche un paio di scarpe. Un messaggio a coloro che ci guardano, che fanno lo stesso vostro lavoro, come vede, secondo lei una ripresa futura o adesso magari un po' di stand-by? Diciamo che non è facile per come si parla, la realtà è bensì è diversa, è molto difficile, i costi della vita quotidiana sono molto elevati, lo vediamo con il caravita che c'è, con il gasolio, con la luce, con tutto quello che ci circonda, che purtroppo lo Stato, il governo non è riuscito a capire che tantissime attività stanno chiudendo e questo è un male anche perché l'economia così non si riprenderà mai. Noi auguriamo il bene, sperando che il governo, adesso con le nuove votazioni che ci saranno, riesca a capire le problematiche e dare dei contributi reali a fondo perduto per i piccoli commercianti e non solo per le grandi imprese.
e dare una ripartenza anche a chi ha bisogno, a chi ha sofferto tanto in silenzio, e altrimenti qua riusciamo di chiudere tutti, anche se ognuno di noi può fare la sua parte per non chiudere, perché ci sono anni di sacrificio, c'è una storia di commercio dietro, come me nel caso mio, quindi io auguro il bene per tutti, ma non è facile per come si parla. Va bene, la ringrazio e buon lavoro. La ringrazio a lei.